Non so, Giovanna Paladino è il direttore del Museo del Risparmio, è comunque un economista, assieme a, il presidente e professore Andrea Beltratti, diciamo, loro due hanno, sono il comitato scientifico della Collane du Pop che poi vi presentiamo. E quindi anche con questo, vedete, anche con questa dimensione, no? Molto rosa, molto colorata, si vuole forse introdurre un nuovo modo di colorare, rendere più appassionante una materia forse grigia, come poteva essere la finanza, la matematica finanziaria, l'economia. Mi riattacco a quello che diceva la senatrice Germontani, no? Che diceva che hanno fatto delle fiction. Effettivamente ci sono delle fiction di educazione finanziaria che però non colgono, secondo me, alcuni aspetti importanti della comunicazione, anche nell'educazione finanziaria. Io qua voglio lanciare una provocazione, un po' sull'onda della provocazione del titolo, perché voglio parlare di educazione finanziaria focalizzando su due concetti: bellezza e leggerezza. Adesso tutti riderete, in realtà voglio quindi focalizzare sulla forma e non sulla sostanza, ma penso che sia fondamentale, proprio per riuscire ad arrivare ad un aumento della domanda, cambiare il paradigma. Noi al museo abbiamo puntato moltissimo sulla multimedialità, se in realtà siamo un esperimento, noi proponiamo ai visitatori del museo un'esperienza di educazione finanziaria che è basata sulla multimedialità e l'abbiamo fatto perché questo ci aiuta a creare curiosità, ci aiuta a creare interattività con il visitatore, no? E questo sappiamo, non da me, insomma da noti pedagoghi e anche filosofi, che è un modo per riuscire ad attivare un apprendimento molto più efficace e duraturo. Allora, ovviamente questo tipo di approccio è un approccio complesso, perché significa che da un lato bisogna essere estremamente rigorosi nei contenuti e dall'altro porre un'attenzione notevole all'aspetto estetico di quello che si propone. Poi noi proponiamo video e videogiochi, quindi l'aspetto estetico diventa estremamente importante. Perché lo facciamo? Perché siamo, penso, convinti di due cose: che la bellezza sia un fattore di mediazione, perché fa scaturire emozione e passione. Noi sappiamo che la passione è un elemento portantissimo per riuscire a superare gli ostacoli dell'apprendimento. Ma la bellezza è anche un fine. Allora, mi viene da fare una riflessione, ed la faccio sulla base di un libro che ho letto recentemente di fisica quantistica, dove alcuni fisici quantistici sono stati chiamati a dare una descrizione della loro materia. Ora, sappiamo che la fisica quantistica è anche più complessa dell'economia, no? E in particolare faccio riferimento all'affermazione di Leo Lederman, che è un premio Nobel per la fisica quantistica, a cui in quell'occasione venne chiesto di descrivere la materia in cui era specializzato. E lui disse in maniera molto ingenua forse, è innanzitutto bella. Uno si può stupire, no? Perché dice. Poi c'è un altro fisico quantistico che ha definito bella la teoria della relatività generale, però vuol dire l'aggettivo bello per queste persone non è casuale. Io talvolta uso gli aggettivi a caso, questi sono abituati a spaccare il capello in due, no? Quindi fondamentalmente l'aggettivo bello ha un significato, perché la bellezza non è solo un mezzo, ma è anche un fine, no? Tutti noi abbiamo letto opere molto complesse, che ne so, l'Omero, insomma, l'Odissea di Omero, che ne so, l'Ulisse di Joyce, parlo per me, o abbiamo sentito opere, diciamo, musicali estremamente complesse che ci hanno richiesto una fase di apprendistato, no? Ma poi qual è stato il premio di questa fase di apprendistato? La concezione, la percezione della bellezza. Quindi al museo abbiamo in realtà utilizzato la bellezza un po' come fanno i musei di arti figurative, perché abbiamo voluto innescare il fenomeno della risonanza, che chi è direttore di un museo di arti figurative conosce. Cioè, fondamentalmente è un meccanismo per il quale si riesce a portare il visitatore al di là dell'immagine, a fargli, insomma, fondamentalmente conoscere le relazioni anche multidisciplinari al di là dell'immagine, e questo fa scaturire meraviglia. Io dico sempre, non so, con Beltratti ogni tanto abbiamo avuto occasione di confrontarci su questo tema, che quando noi siamo in una fase di apprendimento profondo, siamo in una situazione di incanto, io lo chiamo flusso, chiamatelo come volete, cioè una situazione in cui lo spazio e il tempo scompare, no? Allora noi al museo, attraverso la bellezza di quello che mostriamo, perché abbiamo del materiale molto bello, che è stato costruito da tante persone, cerchiamo proprio di fare quello, di portare le persone in una situazione di incanto, e quindi di stare lì a guardare, comprendere, apprendere molto facilmente. L'altro elemento importante è la leggerezza. Io qua parlo di leggerezza un po' come parla Calvino, no? Con molta più umiltà. La leggerezza non è semplicità, è una cosa diversa. Cioè significa riuscire a togliere peso dal testo,
ma anche a dare un elemento di a far scaturire un sorriso. Ora, noi in Italia abbiamo, secondo me, un problema culturale, qua mi rivolgo al capogabinetto Fusacchia, perché siamo abituati a pensare che tutto ciò che è molto serio, importante, impostato, possibilmente un po' triste, un po' grigio e anche espresso con tono greve sia importante, no? E quindi tutto ciò che fa sorridere in realtà sia meno importante, no? Non abbiamo una cultura dello humor, dico io, no? Allora, al museo noi crediamo invece lo contrario, che riuscire ad arrivare ad una didattica che sia lieve, leggera, sia importantissimo, eh? Quindi si può sorridere di tutto, dico io, forse non di tutto, ma di molto, e sicuramente si può sorridere dell'economia, perché l'economia non è un gioco, ma può diventarlo. E quindi nel momento in cui riusciamo a farla diventare un gioco, le persone riescono a capire dei meccanismi che possono sembrare complessi.